Carissimi amici della Polonomia, finalmente eccoci qua a recensire il nostro Victorian. Spero che si veda bene, Victorian, con le nostre brutte facce e il simbolo, il logo importante degli amici della Polonomia. Io ringrazio, prodotto da Essa Cosmesi. E due parole prima di iniziare, finalmente, dopo una lunga attesa la recensione, lunga attesa di anni, perché erano anni che, come vi avevo spiegato, pensavamo di farlo, poi siamo stati frenati da noi stessi, da varie idee, tante teste, tante idee, poi alla fine abbiamo trovato quello che volevamo. Ringrazio voi che in tantissimi, perché è stato un successo che io non mi aspettavo sinceramente in queste proporzioni. Anzi, io, Luca e Rocco lo sanno, temevo che non funzionasse. Premetto che sempre noi non investiamo e non guadagniamo un euro, quindi è una cosa semplicemente un gioco, però anche nel gioco uno vuole fare bella figura, insomma, no? E chiedo scusa se qualcuno non ha inteso, perché io mi sono spiegato male. Lo spirito della preordinazione, cioè cosa succede? L'idea era quella di evitare un D-Day, no? In cui magari il produttore Donato Ciniello poteva fissare una data, un'ora, da mettere il set in vendita. A quel punto, se una persona che magari sono anni che ci segue e un nostro amico non aveva la possibilità perché lavorava, perché aveva un appuntamento con un medico, con un avvocato, qualsiasi cosa, di essere su internet, rimaneva senza. Allora noi abbiamo detto, diamo la possibilità di fare un preordine. Quindi chi è stato, diciamo, veloce in questo caso, ma veloce tra virgolette, perché poi alla fine diciamo che è durato poi 2 o 3 giorni, quindi il tempo c'è stato, ecco, diciamo così. Però mi sono spiegato male io, perché io pensavo anche che, diciamo, la cosa fosse molto più lenta. Invece è stato un successo clamoroso, grazie a voi, grazie al produttore Donato Ciniello, che ha eseguito in maniera impeccabile quello che noi chiedevamo. Non era tutti i produttori, come dire, tra virgolette, piegarsi alle richieste, diciamo, appunto, di chi tra l'altro non mette un euro, parliamoci chiaro. Quindi grazie a Luca, grazie a Rocco, perché sono loro anche come me uguali nel suo piano, le anime del Amici della Polonomia, e siamo arrivati al risultato, eccolo qua, questo è il sapone. Poi ci sarà anche il resto del set che vi arriverà, credo, questa settimana, credo. È tutto pronto, ma non assicurato che non c'è problema. Vedete anche il retro, potete leggere tutti i particolari, i dettagli, la crema da barba, eccolo qua, con tutti i vari burri, i vari oli, olio di cocco, latte di asina, olio di girasole, fieno greco, burro cacao, di karité, olio di calendula e olio di oliva. Praticamente possiamo farci da mangiare con questo sapone, scherzi a parte. Un colore che io trovo eccezionale, Victoria, quindi stile vittoriano, profumazione inglese, è il fumo di Londra. Guardate che colore, il fumo di Londra, no? Quei film tipo Jack lo squartatore, dove vedete quel fumo che esce dalle grate, io lo trovo affascinantissimo. E cosa potevo scegliere per radermi con questo Victoria? Intanto, vabbè, ho scelto la mia inseparabile Astra Blu, quando decido di provare un qualche cosa, che è già armata su questo rasoio Wolfman VR2, con questo manico che secondo me è veramente in stile inglese, il Darwin. Quindi è un po' un pandan, secondo me. Stiamo parlando di eccellenza, come secondo me sono di parte, lo so, magari sono di parte, non prendetela come religione. Eccellenza questo set, perché è veramente eccellenza.
E visto che eccellenza, tanto metto un po' d'acqua nel sapone per il prelievo con il pennello che sarà in tasso. Proprio un goccio, ma proprio io lo bagno solo. Solo per dare solo un minimo di... Io ho messo bagno nella Rhodesia. Questo è, guardate qua, col vetro di Murano, incastonato, blocco d'ardesia, tasso to bend, eccezionale, quello qua con il logo, il brand di Rhodesia, che fa dei pennelli unici, Max Nir. Eccoci qua. Allora, bagniamo il viso e proviamo per la prima volta il set. Lo facciamo insieme. Ecco qua. Allora, con il pennello umido, non bagnato, andiamo a prelevare la quantità desiderata di sapone. Senza spingere, perché è un tasso, ma vedete che lui il lavoro lo fa. Direi che ci siamo. Profumazione direi veramente azzeccata, inglese, muschiata, floreale. Un classico, ma un classico aristocratico, ecco, aristocratica. Penso che il pennello sia carico il giusto, quindi lo ripongo. Un po' d'acqua nel pennello, proprio così, e andiamo. Monta veramente bene. Barba di un giorno e mezzo. Goccio d'acqua. Formula performante, guardate che roba, la mano solo perché sia più ferma nell'utilizzo del mio VR2 Wolfman con il manico Darwin, molto inglese. Ecco qua, scorrevolezza massima.
Uno sente anche una certa velocità di radatura. Piccolo red point sul labbro, ma questo è un eccesso di confidenza con rasoio. Vedete il labbro? Quindi non fate come me che do troppa confidenza ai rasoi. Ma una stupidata, via subito. Bene, il pelo è andato, direi anche molto bene. Facciamo il secondo giro. E qui il secondo giro proprio il montaggio sprigiona tutto. Diamogli obliquo. E di contropelo sotto. Rifiniamo. Il nostro BBS è ottenuto. Piccole rifiniture. E siamo a posto. Acqua fresca! Acqua fresca. Mentre mi asciugo, vi do un consiglio che ho ricevuto a mia volta. Sul pennello in tasso, mentre mi pulisco anche, che vedete che c'è andato via il piccolo red point, che deve essere messo a bagno 5 minuti, a meno che non sia veramente mesi che non lo si usi, bastano 5-6 minuti, non di più, perché se no si dice un effetto deleterio, ma deleterio per non voglio dire, 5-6 minuti e... Io l'ho tenuto, punto, sarà 2-3 mesi che non so più, 5-6 minuti, perfetto, effetto perfetto, morbido come un cuscino. Allora, l'abboniamo e andiamo con il secondo prodotto del set, il balsamo.
Eccolo qua. Edizione limitata a 100 pezzi, vedete? Guardate. Rinfrescante lenitivo, decongestionante e rinfrescante. Qui abbiamo acqua di amamellis, estratto di aloe, estratto di camomilla, estratto di, scusate ma ho una vista, borragine, mentolo e ha pure il filtro solare, quindi potete anche prendere sole. Qui siamo molto avanti, eh. Ecco qua. Una volta usavo il Witch Hazel, adesso c'è questo. Victorian. Guardate che belle facce. Come si fa a non usarlo? Come si fa a non averlo? Come direbbe il nostro amico Andrea, che fa sempre che barba! E che saluto. Allora, adesso, mentre si asciuga il tonico, facciamo una piccola carrellata iniziando dall'abbinamento vincente, rasoio, lama, Walsman, VR2, Astra Blu, binomio impeccabile, manico, può piacere o meno, a me piace, il Darwin. Rasoio di una precisione e di un'eleganza forse senza pari. Non è vero che è introvabile, basta avere pazienza, ordinarlo e lo si acquista a prezzi clamorosamente inferiori a quelli che si trovano su eBay. Quindi se lo volete, andate sul sito, prenotatelo, avete pazienza e arriverà. Questa è la lama, secondo me, che per eccellenza riassume le caratteristiche che una lametta da barba deve avere. In tanti anni di ipogonotomia sono arrivato con conclusione che queste, insieme alle altre due o tre, tipo la Gillette rossa, tipo se si vuole usare una lama un po' più aggressiva, la Kai, la Gillette Platinum, tipo la Treat Platinum, tipo la Treat Carbon su certi rasoi, è una lama eccezionale. E adesso arriviamo al Victorian Aftershave Eau de Toilette. Eccolo qua. Famiglia olfattiva aromatica muschiata. Agitiamo, facciamo sì che gli oli essenziali si mischino con. Sembra quasi la louche dell'essenza. Guardate che bianco. La louche. Eccolo qua. Esagerato. Guardate, è buonissimo, ragazzi. Per me è buonissimo. Provatelo. È di un'eleganza che fa concorrenza al Conte di Puglia. Ecco, diciamo che è un altro inglese, stile inglese, che apprezzo moltissimo. Questo forse è più invernale autunnale, forse, ma penso che sia un evergreen, cioè full season, come si direbbe in inglese. Che dire, signori? Io sono un po' emozionato, tra virgolette, perché è la prima volta che facciamo un set sapone. Che dire, è il solito nel senso buono, cioè è la solita eccellenza vegetale di Exocosmesi, con questa aggiunta di sostanze, di burri che lo rendono ancora più protettivo, interamente lavorato a mano, anche qua, edizione limitata a 100 pezzi.
Che dire, qui siamo su livelli secondo me molto alti. Cioè, qui siamo su livelli molto alti. Non, sono di parte, lo so. Potreste anche dire, ma Marco, tu, chiaro che siete il tuo, e a te, come dire, c'è la tua faccia, ma io lo consiglierei veramente anche se fosse la faccia di chiunque. Cioè, una formazione che è veramente neanche invasiva. Cioè, elegante, si sente, lascia secondo me la scia, ma non è di quelle formazioni che no, volgari, tutt'altro, il contrario. Questa è una formazione che strizza l'occhio, come ho già detto più volte, alla profumeria di nicchia. Qui siamo su livelli di profumeria di nicchia. Questa è la mia personale interpretazione, opinione. Io vi ringrazio, ringrazio chi l'ha acquistato, ringrazio chi l'ha prodotto. Ringrazio chi ci ha dato fiducia, ringrazio tutti quelli che vorranno mettere mi piace iscriversi al canale di YouTube, iscriversi al gruppo Telegram, iscriversi al gruppo Facebook. Più siamo, più ci divertiamo. E quindi cosa resta da dire? Buona domenica e buona barba a tutti con questa volta il set degli amici della prima mia. Ciao a tutti.